Passa da 4 a 9 comuni il gruppo d'azione costiera Unicità del Golfo di Gela, oltre a Lampedusa, Licata, Butera e Gela, quest'ultimo capofila, entrano a far parte Palma di Montechiaro, Butera, Acate, Santa Croce Camerina e Vittoria. In tutto, ha detto il sindaco di Gela e presidente del GAC Domenico Messinese, il territorio mette assieme oltre 250.000 abitanti, quasi 200 barche presenti e più di 150 km di costa, requisiti che ci rendono ancora più competitivi per beneficiare delle risorse europee disponibili. A Gela così si lavora all'elaborazione di un piano di sviluppo e parallelamente sul versante infrastrutturale. La prossima settimana sottoscriveremo l'accordo, dice il sindaco, per il progetto del porto rifugio, sbloccando finalmente i relativi oneri di compensazione. Intanto sono partiti proprio dal comune di Gela gli incontri con i progettisti del piano di sviluppo locale legato alla pesca a valere sulle risorse del nuovo programma operativo 2014-2020. Il GAC ha programmato una serie di incontri con i soggetti istituzionali e gli operatori del settore della pesca al fine di condividere informazioni, istanze e aspettative con gli attori locali e con i soggetti istituzionali coinvolti. L'obiettivo è quello di elaborare una strategia di sviluppo locale attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva di partenariati locali, l'integrazione multisettoriale degli interventi e la messa in rete di attori locali al fine di una candidatura per il periodo di programmazione 2014-2020. Stiamo ripartendo con la programmazione con dei fondi comunitari e con la progettualità per migliorare le aree portuali dei comuni che fanno parte del GAC, adesso FLAG secondo le nuove indicazioni. È un avvio propedeutico dove si stanno incominciando a vedere quali sono le idee progettuali da poter elaborare e poter quindi finanziare. Partiamo con delle idee molto chiare per quanto riguarda sia le infrastrutture sia soprattutto la comunicazione per rilanciare i nostri territori. Quello che è mancato ai territori in questi anni è la progettualità e un'idea di sviluppo dei territori. Cioè, questo importante strumento, il gruppo di azione costiera, che grazie alla collaborazione tra amministrazioni comunali potrebbe portare risultati concreti, come d'altronde già è stato fatto con la precedente programmazione che ha permesso l'installazione di nuovi box, ad esempio applicata nella Darsena di Marianello, sicuramente un'opportunità da non perdere per lo sviluppo dei territori. Domani mattina alle 11.30 nella Pinacoteca Comunale di Gela i rappresentanti del GAC incontreranno le associazioni dei pescatori gelesi Federcopesca, Cogepa e gli operatori interessati per confrontarsi e condividere le strategie e gli interventi da inserire all'interno del piano.